scoppia il mistero sulla morte dell'attore Gary Coleman, meglio noto come l'Arnold della serie televisiva USA, e si indaga sul ruolo della moglie Shannon Price. Signora Coleman nel 2007, divorziata nel 2008, forse risposata con Gary. La Price era presente in casa nel momento in cui Gary ha sbattuto la testa perdendo i sensi. «C'è sangue dappertutto», ha detto la donna 911. «Mi viene da vomitare, non so proprio cosa fare. Gary perde sangue dalla testa e fa bolle dalla bocca». La Shannon è quindi stata consigliata dall'operatore del pronto intervento di bloccare con le mani la ferita sul capo di Coleman, ma lei, paralizzata dalla paura, è riuscita solo a dire «non voglio che muoia». La Price, nella chiamata al 911, si era qualificata come la moglie di Coleman. Una volta in ospedale, Coleman era in coma e le macchine sono state spente due giorni dopo. Pare che sia stata proprio Shannon a deciderlo, anche se, a parere dell'avvocato di Gary, Randy Kester, non ne aveva alcun potere.